Bene, amici di Tennis Stars, anche oggi sono le 18 e puntuali come un orologio svizzero. Svizzero, tra l'altro, è il giocatore preferito del nostro ospite, come si può vedere dalle immagini che sono dietro di lui. E prima di farvi la solita presentazione del progetto di Sottorete, dei link da condividere, eccetera, eccetera, ve lo presento subito. E oggi abbiamo con noi il giornalista nonché fotografo Roberto Dell'Olivo. Ciao Roberto. Ciao, ciao a tutti, ciao. Hai scelto una giornata doc particolare, giusta per me, vero? Esatto, Venerdì infatti 17. siamo in Però trincea, ogni tanto io do un'occhiata al cielo, sai, guardo che non succeda qualcosa, che non arrivi qualche asteroide o qualcosa. È vero, dai, invece sarà una giornata fortunata perché parleremo di un argomento un po' diverso, ma come vi ho sempre detto, per chi ci segue già dall'inizio, e vedo che ce ne sono un paio di persone, soprattutto Giampaolo e Marco, Renzo, Claudia, che sono gli affessionados, chiamiamoli così, che ci seguono dall'inizio. Oggi parleremo di un argomento un po' diverso, ma secondo me è comunque interessante, perché andremo a scoprire alcune chicche da un punto di vista, non è un modo di dire questo punto di vista, ma è proprio un punto di vista particolare. E soprattutto il mio obiettivo era, come ho spiegato anche a Roberto, il fatto di intervistare non solo giocatori o preparatori atletici, perché lo fanno già molto bene, sia i ragazzi di Sportface, l'ha fatto anche Marco Montemagno con Sinner e Piatti, lo sta facendo anche adesso la GPTCA, che sta facendo delle belle interviste con allenatori e preparatori di assoluto livello. Ma io volevo dare, oltre anche sì a dei giocatori e degli allenatori, sia del adesso che del passato, ma soprattutto voce a chi magari tante volte voce non ha, quindi giornalisti, telecronisti, chi si inventa le app per il mental training, chi fa il match analysis, chi fa la video analysis, chi scrive libri e, come oggi, chi fa le foto, anche se parte da giornalista. Ma lasceremo lui raccontarci un po' la sua storia. Intanto in chat vi metto il link di oggi, perché magari volete, anzi non magari, dovete condividere con qualcuno la puntata di oggi, e ormai penso che siete avvezzi a questo, nel senso che i link sono sempre simili, ovvero sia bit.ly, quindi bit.ly/sottorete, nome e cognome dell'ospite di oggi, che in questo caso è Roberto Dell'Olivo senza apostrofo. Ok, ve lo metto qui. Sapete già del progetto di, aspetta che lo trovo, di Tennis for Africa, che io voglio aiutare grazie a queste interviste, quindi a farli conoscere. Dateci un occhio a cosa fanno, perché sono veramente dei grandi. Raccolgono materiali di tennis usato da spedire giù ai ragazzi in Africa per farli giocare, che hanno sicuramente meno possibilità di noi. E quindi Roberto, io ti direi di iniziare, io direi di iniziare con un po' la tua carriera, come è iniziata, ma e come ti sei magari avvicinato al mondo del tennis prima di arrivare a quello che fai adesso, anche raccontando un po' quando ti sei annusato magari tante volte con il tennis. Raccontaci anche da dove ci stai parlando e magari anche com'è la situazione là da voi adesso. Anzi, partiamo da questo: com'è la situazione là da voi, e poi mi fai una carrellata della tua storia. Allora, visto che siamo in tempi di coronavirus, siamo a casa, io di solito non sto quasi mai a casa perché sono spesso in giro, ho questa passione del viaggio e del tennis che abbino insomma le due cose, ma io sono di Belluno, un piccolo paese, un paesino vicino a Belluno, 7 km, si chiama Limana, Belluno insomma, no? Ok? Nel Veneto, quindi non tanto lontano da dove abiti tu, caro mio Riccardo, e qui la situazione è diciamo sotto controllo, non ci sono casi di coronavirus proprio. Non ce ne sono tantissimi, quindi la situazione al momento è sotto controllo. So che l'ospedale di Belluno sta facendo il massimo delle sue possibilità e quindi insomma ha avuto dei momenti difficili, ma adesso la cosa sta andando un po' più sotto controllo. Certo, ovviamente come in tutta Italia, un po' come in tutto il mondo, siamo costretti a rimanere in casa, è difficile uscire, sì, non si sa bene se possiamo uscire 200 metri o un pochettino di più. Certamente non possiamo giocare a tennis, ben vengano queste iniziative come la tua, che dà spazio appunto anche a qualche
altro e non soltanto, diciamo, ai big o a quelli che tutti conoscono. Io mi sono mosso nel mondo del tennis perché ho questa passione da quando ero piccolo, quindi diciamo che tutto ciò che faccio lo faccio per passione, è un hobby in realtà, ci tengo a sottolinearlo, a cui dedico parecchio tempo, a cui riesco a dedicare tutto il mio tempo, diciamo libero, tra virgolette, lo riesco a dedicare, lo butto qui. Ho incominciato a 16-17, un po' prima, giochicchiando un po' come tanti qui nel circolo cittadino. All'epoca avevo un maestro il cui cognome è piuttosto famoso, fratello di tale Sergio Palmieri, che qualcuno penso che conosca, che qui a Belluno ha fatto un bel lavoro e insomma ho incominciato così. Poi varie vicissitudini mi hanno portato un po' più lontano dal tennis, vicino ad altre realtà sportive come la pallavolo. Sono diventato giornalista pubblicista, ma ancora nell'89, e ho fatto di più la parte giornalistica, soprattutto quella, però ho sempre avuto la passione della foto. Mia mamma si ricorda sempre che quando mi ha portato a Pompei, e se ne pente ancora da un lato, a quando avevo 5 anni, su per giù, per farmi star buono, perché non stavo mai fermo, mi ha dato una macchina fotografica. Ma se ti ricordi quelle di una volta, quelle senza assolutamente niente dentro, quelle che passavano le immagini già di dove ti trovavi, io con quella sono rimasto buono tutto un giorno. Probabilmente già all'epoca avevo qualcosa di nato dentro che mi ha portato verso il fatto di avvicinarmi ad un'apparecchiatura fotografica, no? E da lì è nata un po' cosa su cosa. Collaboro qui con il quotidiano locale del Gazzettino, e quindi è un mix tra parte giornalistica e parte fotografica. Poi, da cosa, appunto, dicevo, nasce cosa, sono stato anche alle Olimpiadi di Sydney, è stata una delle esperienze più belle che abbia avuto, ho provato nel 2000, ma diciamo avvicinato da tifoso giornalista. Qui nella nostra provincia esiste ancora, voglio dire, una ragazza che faceva tiro a volo molto bene, ed è stata la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di questa specialità al femminile per la nostra nazione, Deborah Gelisio. E dal paesino dove abita lei, che è Mella, 10 km da qui, siamo praticamente partiti, c'era il sindaco, c'ero anch'io, c'era un po' di gente, e siamo andati a vedere la sua gara d'argento a Sydney. E da lì ho scritto alcune cose per i quotidiani locali qua a Belluno, e poi ho avuto la fortuna di poter partecipare ad una serata particolarissima. Sai che ogni volta che un italiano vince una medaglia si ritrova nella zona degli italiani alla sera, che si chiama Casa Italia. All'epoca era un posto bellissimo, di Sydney, un palazzo, ma scelgono sempre dei posti meravigliosi. E lì ho incontrato Rino Tomasi, che per me era e rimane un'icona giornalistica importante. Non faceva solo tennis, beh, sai che faceva anche pugilato, ma all'epoca con le Olimpiadi ha fatto un'intervista lui per Sky alla Deborah Gelisio. Ho passato una Abbiamo serata bellissima. un'immagine Dimmi. di questo incontro? Sì, però prendi paura, cioè nel senso che è passato veramente tanto tempo. Aspetta che l'andiamo a vedere, ecco, dovresti riuscire forse a vederla adesso. Guardami com'ero, cioè, insomma, eccomi, sì, Eccolo. piano in meno, si vede. Ma Rino era splendido, no? Ecco, Grande Rino. sì, Guarda, che assolutamente. bel colorito che avevi, Roberto. Dimmi. Bel colorito che avevi. No, ma infatti sì, non c'era il coronavirus, all'epoca si poteva andare in giro, poi in Australia, voglio dire, era settembre quel periodo là, l'hanno fatto in settembre, mi ero anche mesciato i capelli, ero stato un momento, sai, ogni tanto nella vita qualcuno fa qualcosa di strano, no? Ecco, mi è capitato quel momento un po' così. E lei ha avuto questo Poi, contatto con uno dei top delle telecronache del tennis. sì, non solo lui, c'era anche Vincenzo Martucci, che all'epoca scriveva una delle penne più importanti della Gazzetta dello Sport dal lato sportivo. Quindi insomma ho visto come si muovevano, è stato molto interessante. Insomma, con i giornalisti bisogna sempre starci attenti, perché ti fanno una domanda che neanche te ne accorgi, cioè ti parlano, però mentre ti parlano di qualsiasi cosa in realtà loro annotano tutto quello che tu dici, di fatto è come se ti facessero una domanda. Quindi bisogna stare molto attenti a come parli, a come ti comporti. E ti dirò che questa Aspetta cosa un è attimo, interessante. Dimmi. Vincenzo Martucci che dovrei intervistare fra 2 settimane, tra l'altro. Hai visto? Vedi che le cose poi girano, tu stai collegando praticamente tutti i pezzi, no? E Esatto, beh, vai. stavo dicendo questa cosa perché probabilmente, sai, proprio questo, cioè anche i giocatori quando incontrano un giornalista stanno sempre un pochino più attenti che rispetto quando hanno davanti un fotografo. Il fotografo è visto più quasi
come uno di loro, come qualcuno che gli può dare una mano di più quasi che un giornalista, cioè nel senso che tu come giornalista puoi scrivere tante cose, nel bene e nel male. La foto è la foto. È vero che puoi fare qualche volta delle foto che possono essere poco gradite, però nella più parte delle volte sono i giocatori che quasi ti chiedono una fotografia. Ma mi hai fatto una foto mentre stavo giocando quella partita lì in quel campo? Succede spesso, soprattutto nei tornei di qualificazione, questa cosa. Quindi sei visto più dalla parte loro, quasi, insomma, c'è un contatto maggiore, dico questo. Almeno io mi sono reso conto di questo particolare qua. E forse è stato questo che mi ha fatto la passione della fotografia, che mi ha fatto un po' propendere a, almeno nei tornei del tennis, a svolgere più il ruolo del fotografo che quello del giornalista. Ti dirò che strada facendo ho incontrato un altro personaggio, a parte uno che adoro tantissimo, che è Gianni Clerici, ma che ho avuto possibilità di conoscere soprattutto grazie a Ubaldo Scanagatta. Questo era un po' il trio, te lo ricordi, di Sky, dei tempi d'oro del tennis. Ubaldo poi ha creato questo mondo Ubitennis, molto particolare, ha avuto un'intuizione brillante, ricco di tanti collaboratori, e l'ho conosciuto a Monte Carlo, tra le altre, quindi stiamo parlando proprio del posto dove dovremmo essere ancora in questi giorni, no? Se non ci fosse il coronavirus. E da lì è iniziata una collaborazione molto bella e anche abbastanza lunga con Ubaldo, fatta di passione, perché cioè, il mio movimento comunque è trasversale e è sempre dato dalla passione. Non lo vedo come una forma di lavoro in senso stretto, ma è una forma proprio di passione. Quella passione che ti porta a poter cercare di fare nella vita, e in questo mi sento anche molto fortunato, fare le cose che ti piacciono. Ecco, penso che sia quindi importante questo, più del fattore forse economico. Secondo me, almeno io la vedo un pochino così. Sto Certo, cercando poi. di andare. Fermami, se No, vai. sono. E quindi ho incominciato prima facendo un po' proprio cronaca, la cronaca delle partite, cose di questo genere qui, però non era il mio, se ne è accorto anche lui e in un secondo abbiamo switchato. Ho incominciato a fare le foto, abbiamo visto che stavano venendo anche abbastanza bene, diciamo, potevano essere più che accettabili e da qui è nata cosa, quindi ho incominciato un po' di più, finché abbiamo iniziato a entrare anche negli slam, cosa non ovviamente automatica, facendo prima un pochino di gavetta. Io penso che sia quasi meglio, e forse questo è un tema che si potrebbe sviluppare, entrare dalla porta di servizio, cioè fare prima dei challenger, seguire la passione nei tornei più piccoli, anche perché lì hai più possibilità di avere veramente dei contatti veri con i giocatori, di parlarci, magari di berci anche un caffè insieme, cosa che ovviamente nei tornei più grandi non hai. E così è nata cosa, è andata avanti, finché a un certo punto sono ritornato in Australia. Ecco, c'era questa cosa qui dal 2000 a Sydney, e alla fine quest'anno ci sono andato, quindi sono tra i pochi fortunati che ha potuto anche vedere del tennis nel 2020. Del quarto anno che riesco ad andare in Australia, a Melbourne, ed è stata un'esperienza bellissima dove ho conosciuto tra le tante persone un fotografo di quelli con la F maiuscola, di quelli che ha fatto la storia quasi della fotografia, si chiama Bruno Silveri, lo saluto se mi sta guardando, a parte che gli è notte in questo momento, quindi magari la vedrai registrata. Dal nome lo capisci che è un italiano, lui è di Pescara, di origine abruzzese, vive lì. Però ha fatto la Formula 1, ma ha lavorato nei tempi, questo ha 75 anni, fai conto, ha lavorato nei tempi in cui la fotografia era un'altra cosa, non è quello che è adesso, il digitale, che è tutto molto più facile, diciamo, rispetto a un tempo che si lavorava con la pellicola, con la diapositiva, bisognava quasi arrangiarsi in tutto, no? Anche, insomma, non è che ti potevi permettere di fare 2000 fotografie, insomma, costava un sacco, quindi bisognava stare anche attenti agli scatti, e quindi era richiesta, secondo me, molta più qualità, molta più professionalità in quello che un fotografo medio andava a fare, era più difficile. E poi c'era anche la situazione, me lo dice sempre lui, ma ha assolutamente ragione, delle fotografie magari ce le avevi veramente solo tu, non c'erano in tanti, relativamente tanti come possono esserci adesso. Adesso siamo tutti in quel momento lì, in quel posto lì, che è difficile che uno non prenda una foto di Federer quando alza la coppa, no? O quando esulta, ecco. Mentre una volta capisci bene che ce n'erano di meno e era più facile sbagliare uno scatto, non è che ne facevi in sequenza 10-15 al secondo, quelli che erano, era molto più complicato. Io non ho vissuto quello,
se no forse non avrei continuato a fare il fotografo perché era veramente complicato. Lo sto vivendo adesso, mi piace molto. Ecco, sai qual è il cruccio principale? È che da quando si fa questa cosa qui, io le partite non le vedo più. E quindi. Questo ne parliamo dopo, ma una domanda che mi viene da farti adesso, mentre parlavi, era, non era, perché nelle altre interviste, soprattutto con i giocatori, ma anche con allenatori, eccetera, abbiamo parlato del fatto di come sia cambiato il tennis negli anni, anche a livello di, cioè, Valdisera aveva detto. Ci aveva detto sì, ti posso dire quando ho cambiato il tennis perché Querten ha cominciato a usare le corde in monofilamento e lì c'è stato uno switch di tennis, no? Anche di velocità di palla. Io ti chiedo come si è sviluppata la fotografia nel tennis, nel senso anche a livello di materiale, no? Perché sappiamo che siamo passati, adesso parlo dall'epoca del rullino. All'epoca del digitale che puoi farne 8 miliardi di foto, le cancelli al volo, guardi la macchina, via. Una volta non era così. Quindi come si è sviluppata questa cosa qui? Magari una volta prima di fare una foto, magari ci pensavi forse 2 volte e invece adesso vai tranquillo che tanto poi cancelli e lavori. Cioè come si è modificato anche l'occhio del fotografo riguardo a questo? Sì, allora questa cosa che dici è verissima, cioè adesso non ti devi mai pentire di non aver fatto una foto e te lo puoi permettere, per cui se hai il dubbio faccio o non faccio una foto, la devi fare assolutamente sempre, perché poi ti può tornare utile, tanto la fai, poi vedi com'è venuta e decidi se tenerla oppure no. Ma secondo me è una cosa che cambia molto, forse nella fotografia ancora di più, se vuoi è comunque l'avvento anche del web, perché una volta tu potevi fare una fotografia, ma la fotografia era al 99% per il giornale e potevi permetterti di avere dei tempi diversi nella pubblicazione della foto, almeno dei tempi un pochino più lunghi. Certo, non oso pensare cosa fosse il fatto che dovevi comunque stamparla, cioè, e dopo inviarla, cioè, c'era un passaggio che sinceramente non conosco nemmeno e sicuramente era difficile. Ti dico però che di contro adesso il problema non è tanto infatti fare la fotografia, ma di farla arrivare in tempi strettissimi laddove serve, perché se la mandi per un giornale, certo qualche tempo in più ce l'hai, no? Rispetto alla giornata dipende da dove sei, dal fuso orario, ma se la devi fare per un sito web o la mandi immediatamente o quasi non ha più senso. Quella fotografia perde un pochino di valore. Pensa che ormai adesso la più parte dei fotografi che vedo in giro, beh, ormai hanno il sistema WiFi incorporato nella macchina fotografica, per cui non è che devono ritornare in sala stampa, in sala fotografi, a scaricare la fotografia, ad andare a scegliere qual è la fotografia che vogliono utilizzare. No, l'hanno fatta, la spediscono direttamente, la tagliano direttamente, se c'è qualcosa da tagliare, direttamente dentro la macchina fotografica e la spediscono d'amblè, immediatamente. Quindi la redazione del sito, ma comunque anche il giornale, ce l'ha già pronta in un secondo. Quindi diventa anche stressante, però ti dirò questa cosa, perché non hai, qualche volta non hai neanche il tempo che finisca la partita, che tu devi muoverti se non hai, io non lo uso questo sistema qui, ti dico il vero, devi ritornare per scaricare due foto, che almeno si abbia una foto di quella partita e dopo ritorni per vedere, e qualche volta devi scegliere il timing giusto per riuscire a muoverti e ritornare, non sempre lo puoi fare, sulla finale per Certo. esempio non ti puoi muovere, quindi devi stare lì tutto il tempo e dopo correre, correre per, ti dirò. La foto l'hai già capita, qual è la foto che hai fatto che va bene da utilizzare. Su quello non hai bisogno più di tanto, dopo la capisci subito, poi te le passi immediatamente sullo schermo come facevi tu prima, con le mani e le vedi immediatamente, dici sì, questa ci sta, la posso usare, la scarto. Infatti, Roberto, nel frattempo stanno già arrivando delle domande che io un po' le salvo, un po' te le faccio, no? Difatti, Maurizio, che saluto, ti chiede: quando fai un'inquadratura, a volte capisci già che quella foto sarà super? Sì, assolutamente sì. Se vuoi te ne provo a vedere una, te ne Dai, cerco una, poi come no? proviamo un po' possiamo trovare. È uno dei giocatori miei preferiti da fotografare. Vediamo un po'. Beh, per questa qua potremmo andare a vederla. Eccola qua, vediamo un po'. La vedi? Si vede? Si riesce a vedere? Sì, bella. Questo è un tuffo di Fabio Fognini a Wimbledon l'anno scorso.
è bella, capisci subito che questa foto la puoi usare, no? Cioè, direi che non ci vuole molto capirlo. Ti dirò che poi, tra le altre, non ve la faccio vedere perché non è quello il senso della trasmissione, ma vedi che dietro a Fabio ci sta una telecamera, proprio Sì, dietro. Ecco, c'è stato qualche mio amico che mi ha sgammato di brutto, cioè praticamente mi è arrivato in WhatsApp 2 secondi dopo di questa foto, mi è mamma mia. arrivata la mia foto, faccia mia, mentre stavo facendo questa fotografia qui. È stato incredibile come cosa, l'ho ringraziato un sacco, perché sai, noi fotografi alla fine non abbiamo le foto nostre, cioè noi facciamo le foto agli altri, è più difficile avere una foto nostra di mentre stiamo facendo qualcosa, e anche a noi fa piacere, lo vedo tutti, eh? Magari fanno finta di no, ma di avere una fotografia propria in quel campo piace a tutti. Vedi perché ho fatto anche queste interviste, perché è bello intervistare anche chi magari non viene mai intervistato e quindi dare lo spazio a chi magari... Non ti sto sentendo più, sei perso. No, non è mai sotto i microfoni, anche se sono dei microfoni casalinghi, anche se a dire il vero... Ti sto perdendo, Riccardo, non ti sento, non ti ho sentito quest'ultimo passaggio. Perché non ti sento? Dici che è colpa mia? Non ti sento. Non ti sento più, Ecco che Roberto. ti sento. Mi Ah, senti? eccolo. Perfetto. Sì, Stavi adesso sì. dicendo? L'hai trovata? L'hai trovata quella foto? Quale foto? Scusa perché non ti ho sentito prima. Quale foto volevi che cercassi? È quella in cui qualche tuo collega te la deve aver fatta, che tu eri dietro a Federer, che beveva l'acqua. Se ce l'hai. Ah, ma quella, ahiaiai, quella te l'ho spedita a te, aspetta, aspetta, sì, sei tu che ce l'hai quella fotografia lì, io adesso la devo Io ce l'ho. andare a cercare, riesci a farla vedere tu o vuoi che la Certo. provo a cercare? No, Vediamo la un faccio po'. vedere io, aspetta. Quella è carina, quella sì, quella è un ricordo, è un bel ricordo, sinceramente sì, hai ragione, quella sì, e prima forse tu non la riesco in questo momento a trovare. Sono tante, eh. Qualche volta il problema è l'archivio delle fotografie, perché ritrovarle poi dopo tutte non è semplice. Eccola. Ce l'hai? Sì. Sì, esatto, quella. Ma Cioè, anche bella. perché guarda, non guardare me, ma guarda il fotografo, la foto che ha fatto a Federer, cioè guarda che sguardo che ha in quel momento Federer, è di una cattiveria quasi impossibile, no? Mentre sta bevendo un po' d'acqua. Ti dico, vuoi sapere qual è la partita di questa foto? Perché non è proprio una partita qualsiasi. Questa è la partita che Federer ha giocato non quest'anno, ma l'anno scorso a Melbourne e che ha perso contro Tsitsipas. Ah. Quindi questo era un momento particolare tra le altre della partita in cui lui insomma, stava perdendo la scia del greco e qui infatti non era particolarmente soddisfatto, direi. Non era Sono contentissimo. io dietro, ecco, rispetto a lui, questo è sicuro. Sì, aspetta che guardo se c'è qualche domanda ancora. Allora, ti saluta Antonio Garofalo Ehi là, ciao Antonio. e ti chiede come condividi tra inviati e fotografi l'esperienza dei grandi slam di quei 15 giorni, cioè c'è affiatamento nel gruppo giornalisti e fotografi. Come vi dividete, ma soprattutto c'è il giornalista che magari ti chiede: senti, mi fai una foto di quel giocatore mentre fa quel colpo? Cioè, ci sono delle richieste particolari? O, anzi, dopo te la chiedo anche di altri chi. Vai, rispondimi prima a questa. Allora, qua dipende un attimino, se dipende da, anche da per chi stai facendo qualche fotografia. Allora, vedi, se io ho una partenza, diciamo, mia, proprio mia, da giornalista, sono abbastanza già abituato a ragionare in questi termini qui, cioè nel senso di la fotografia è legata proprio all'aspetto anche giornalistico, quindi quella foto può essere interessante per il giornale oppure no, in quel momento lì. Io vedo tanta gente che in realtà fa foto ma quasi non conosce nemmeno, perché nel Mare Magnum ci sono veramente tanti così che non sanno neanche, a parte i primi, ma non sanno neanche chi sono i giocatori quasi che stanno fotografando, no? Comunque sì, ovviamente sì, c'è chi ti chiede assolutamente di fare una fotografia di Fognini fatta in un certo modo, cerca di prendere Fognini quando si arrabbia, no? Per dire, o cose di questo genere qua, assolutamente, è come se ce ne sono.
qualcun altro invece ti dà carta libera, fai assolutamente quello che abbiamo capito come ti muovi, non c'è problema, mandaci le cose più interessanti e chiuso lì. E lì vai a nozze, vai sicuramente molto meglio e ti gestisci probabilmente un pochino meglio. Poi Sì, ti vai. dirò, nei rapporti con, io farei un distinguo perché c'è un rapporto fotografo-fotografo. Con gli inviati giornalisti. Allora, quando ci muoviamo ormai è abbastanza un circo, vedo, cioè ti rendi conto dopo un po' che la gente che si muove, che ha piacere di muoversi, che si può muovere, è abbastanza, almeno lo gioco duro è sempre lo stesso, è abbastanza sempre lo stesso. Poi non è come una volta che ce n'erano molti di più, l'economia è cambiata, quindi insomma è più difficile un pochino muoversi. Allora ti dico questo per dirti che in tanti tornei il lato giornalistico va a finire che gli italiani stanno mediamente con gli italiani, i francesi stanno con i francesi, gli spagnoli stanno con gli spagnoli, si lavora un pochino nicchia. Poi ci sono ovviamente delle situazioni di mix. Come fotografi è un po' diverso perché magari non ci sono neanche tanti italiani che sono in giro e tu ti trovi comunque a lavorare anche a contatto con altre realtà ed è estremamente piacevole. A me piace poter cercare di avere degli scambi sociali di vario genere, oltre che di esperienze di vario tipo, fotografico in questo caso, giornalistico. Ecco. Quindi sono situazioni diverse. Tanto è vero che i giornalisti stanno da una parte e i fotografi stanno da un'altra a livello di sale dove ti metti a lavorare, dove ci sono i computer. Sono due situazioni diverse. Soprattutto a Wimbledon, in Australia, forse a Roland Garros ci sono più contatti, per come è strutturato proprio l'ambiente. Quindi anch'io lì mi trovo più volentieri a stare quasi a contatto con gli amici giornalisti che si sono creati, perché poi dopo, anche se tu sei lì che fai le foto per qualcuno anziché per qualcun altro, ormai siamo tutti abbastanza amici in realtà, quindi Certo. Ma sì, un po' così. come domanda proprio, diciamo, pratica, come si fa ad ottenere un accredito da fotografo? Cioè, loro cosa controllano? La storia, se hai un patentino, se hai fatto qualche corso, come funzionano gli accrediti? A me chiedono anche il patentino da giornalista comunque, anche se vado come fotografo, però diciamo che dipende principalmente anche per quale testata tu stai andando, quindi c'è una storiografia sotto, dietro, alle spalle per la testata per cui tu vai, quindi la prima situazione è quella. Dopodiché ti dico, è più facile incominciare dai tornei più piccoli, a parte un concerto challenger dove non è un problema poter andare a fare delle fotografie nella maniera più assoluta, ma ti parlo già di un 250, di un 500 o di un 1000 dove insomma c'è meno gente che va, ci sono anche meno fotografi, meno giornalisti in generale, quindi è più facile comunque ottenere comunque sempre un accredito. Per arrivare negli slam dove invece in alcuni posti è veramente difficile, dove c'è una storiografia alle spalle, una cronologia importante, e quindi non sempre è facile entrarci. Allora lì diciamo che dipende anche da con chi vai. Ringrazio anche qui, insomma, voglio dire, Ubaldo Scanagata è uno di quelli che è nel mondo del tennis da una vita e lo conoscono tutti, insomma, voglio dire, per cui insomma, ha 70 anni, quindi Diciamo voglio dire, che conosciuto e quindi c'è. Dopodiché ti misurano, ma ti misurano immediatamente, sai, per come ti comporti. Tu pensi di non essere guardato, invece no, ti guardano esattamente benissimo cosa tu stai facendo. Ti faccio l'esempio dell'Australian Open. L'Australian Open è il torneo dove c'è forse il maggior controllo assoluto, sia lato giornalisti sia lato fotografi, su quello che tu stai andando facendo. Ci sono delle regole ferree che tu devi seguire. Per esempio, non puoi assolutamente pensare di chiedere un autografo ad un giocatore, questo vale per giornalisti, vale per tutti gli addetti ai lavori, non lo puoi fare per un concetto di professionalità. Se sei lì per fare una certa cosa, non sei lì ad essere un tifoso che ha il diritto invece di chiederlo, tu no, devi lasciare in pace quel giocatore. Quindi magari se sei anche appassionato di quel tipo lì, lascialo stare. Come un selfie assolutamente non puoi farlo, ci sono delle cose, ecco, sei sotto controllo. Io dopo una partita quest'anno per dirti con Thompson di Fognini, beh, insomma, ci siamo parlati un secondo, cioè proprio c'è stato uno scambio quasi di sguardi tra me e lui mentre si usciva dal campo perché siamo usciti insieme in quel momento. Beh, insomma, ci sono telecamere da tutte le parti per cui si vede cosa tu stai facendo, cosa tu non stai facendo. Era chiaro che non stavo facendo niente, però, sai, se per caso avessi fatto qualcosa di più, avessi chiesto delle cose a lui, non si può.
beh, mi avrebbero sicuramente mandato via. Posso fare un esempio non su di me. Un anno, ma non, 2 anni fa, se non sbaglio, c'era tra vicino al lato fotografi a Melbourne, ci sono dei posti riservati a una trentina di persone, non di più, una trentina. Questi pagano per star seduti lì, praticamente sono in campo, non so, 30.000 euro, cioè ciascuno, cose di questo genere qua. Sta di fatto che si è seduto lì una sera, l'attore, Will Smith, ok, si è messo lì. E vicino ci stava un fotografo, non ti do la nazionalità che dopo magari qualcuno non voglio arrivare, non ti interessa, però sta di fatto che gli ha scambiato 2 parole assieme. Beh, insomma, hanno visto che questa cosa l'hanno fatta ed era di una testata giornalistica estremamente importante, peraltro, l'hanno preso in disparte, gli hanno detto che cosa stavi facendo, ah, ma l'avevo già conosciuto da un'altra parte, più o meno ci hanno raccontato che la cosa sia andata così, non l'hanno mandato fuori dal torneo, sai, però per 2 o 3 giorni non l'hanno più lasciato andare sul campo centrale a fare fotografie in zona bassa. O ti dico un altro, incredibile, questo è veramente, povero lui, poverino, era giapponese questo lo diciamo, giapponese, era un ragazzo giapponese. Che non si può, c'è una regola anche là, non si possono fare fotografie ai giocatori mentre stanno facendo ginnastica, ci sono delle aree a loro riservate che tu magari puoi vedere perché ci puoi passare, ma non puoi fare fotografie. Beh, qui era anche a mezza nascosta con il plexiglass, c'era solo una parte alta da dove tu potevi fare delle fotografie e lui ne ha fatta una a Nadal mentre era nella cyclette, ma io non penso che gli sia venuto fuori poi chissà quale scatto, no? Voglio dire, anche perché magari gioco di ombre, di luci, per carità, l'avrà fatta per gusto suo, anche magari personale, sta di fatto che l'hanno beccato in un secondo, gli hanno detto, senti, questo è il tuo armadietto, perfetto, prendi la tua roba e non ha più fatto foto. A Wimbledon abbiamo un numero, ci danno una casacca, io l'ho scoperto di recente perché sono... Non è che a Wimbledon ci vado da una vita, ho avuto la fortuna di poterci andare, però, e la custodisco con una gelosia incredibile quella giacca lì, perché per me è un cimelio assoluto, ti dico, ma c'è il numero, non so, 240. E beh, ragazzi, tu non te la puoi mai togliere. Ho scoperto che, ma lì l'ho scoperto, che non puoi fare fotografia. Quando tu entri sul campo centrale, sai che c'è una fossa, hai presente? C'è una fossa, i fotografi, tu non li vedi in piedi, tu vedi la testa che arriva praticamente a livello dell'erba. Incredibile, perché tu Quei pensi che... buchi che si vedono a fondo campo. No, 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 non è quello a fondo campo. A Wimbledon no, perché non c'è quella possibilità. All'albero sì, ma quando tu entri seduta, c'è l'arbitro davanti, ai lati, a sinistra, a destra rispetto all'arbitro, io sono dietro l'arbitro, scendi dei 3-4 gradini e praticamente la tua testa va al livello del campo, in modo tale che non dai fastidio al pubblico dietro. Okay? Ma per passare da una parte all'altra delle due scale, starai comunque a livello del terreno di gioco, quindi ci arrivi comunque in piedi. Bene, tu non puoi fare foto da quella posizione. Per fortuna che non mi sono neanche sognato di farlo, visto che mi ha fatto una fotografia e subito, immediatamente, lo steward che era lì davanti ha fatto una telefonata, lo si vedeva con il suo walkie-talkie e ha detto il numero di quella persona che ha fatto quella fotografia. E ti dirò, a Wimbledon ho visto una cosa che non ho visto da nessuna parte. Siccome le regole, fai fatica anche a saperle tutte, ci si dà una mano incredibile fra tutti, per cui se qualcuno vede qualcun altro che sta facendo una cosa che ha il dubbio che possa essere giusto o no, subito ci avvisiamo tra di noi, cioè c'è questa regola non scritta per evitare di incorrere in delle frazioni senza volerlo. È incredibile, no? Se ci pensi, non ci siamo abituati a, secondo me, a tutte queste cose, sono un po' particolari. Sì, è vero, sono interessanti anche queste cose che dici. Mi dicevi anche una cosa interessante sul muoversi fra i vari campi, no? Soprattutto a Wimbledon, no? Che c'è quel passaggio. Sì, Raccontalo ci tu. sono dei passaggi segreti, non sai che siano segreti, però la gente comune, cioè io quelle volte che sono andato a Wimbledon da tifoso facendo la mia bella coda di notte in tenda, eccetera, eccetera, perché queste cose le ho fatte da, ti dico, sono mosso dalla passione, quindi figurati. Beh, insomma, quando tu arrivi lì ti accorgi che per arrivare sul campo numero 1 e sei nella sala stampa, quindi proprio dietro il campo centrale. Non è necessario fare la strada che fanno tutti e quindi lì magari c'è anche un sacco di gente, i corridoi di Wimbledon si fa fatica anche a passare. No, tu puoi andare sottoterra e ci sono dei passaggi incredibili in cui c'è un altro mondo sotto, perché c'è il mondo di tutti quelli che lavorano nei ristoranti, sono diversi per esempio i ristoranti di Wimbledon, e lì passano praticamente con quasi delle camionette dentro, cioè proprio come una strada sotterranea, e tu passi questi pertugi, queste strade qui, finché arrivi sul campo numero 1 e risbuchi fuori e ti rivedi la magia di questi campi in erba a Wimbledon, che secondo me sono veramente incredibili. Quindi ci sono dei passaggi,
pazzeschi che la gente non può vedere e in cui noi non è che non te li posso far vedere, non posso fare una fotografia in quei posti lì, però mi restano dentro, ce li ho belli vivi ed è incredibile. Oltre il tempo che risparmi, ovviamente, perché almeno sai, tutta la coda che devi fare di passaggio per arrivare ai campi, te la eviti, vai direttamente, non incontri Certo, nessun tipo di cerchio. con i giocatori, anche con gli allenatori, eccetera, che abbiamo parlato negli altri giorni, si parlava dell'importanza della programmazione. Come vi programmate voi come fotografi? Cioè anche voi seguite la stagione, avete gli appuntamenti o andate, diciamo, a chiamata oppure già all'inizio dell'anno, ok, faccio questo, questo torneo, questo torneo, questo torneo. Beh, allora, diciamo, facciamo un distinguo, fotografo professionista, ok? Io non sono certamente un fotografo professionista, questi sanno già benissimo, hanno già dei contratti, hanno già delle cose, sanno già come si devono muovere e hanno già praticamente tutto esattamente segnato fino in fondo. Io devo un po' giocarmela, rispetto alla mia prima occupazione, che è un'altra rispetto a questa, cercare di liberarmi il tempo per poterli fare. Mi metto d'accordo ovviamente con chi mi accredita per andare in questi posti e ci mettiamo d'accordo su alcune cose, su dove andare, dove poter andare. Ovviamente è difficile poter girare sempre tutto il mondo perché insomma costa un sacco, i trasferimenti sono di un certo tipo, però in linea di massima cerchi di dire va bene, cerchiamo di tenere gli appuntamenti più importanti. Però gli appuntamenti sono soprattutto in Europa, quindi io ti dico una puntatina a Roma la fai sempre, magari no. Monte Carlo è un torneo che io adoro, quindi sì, quindi è difficile che io non lo vado a fare, sinceramente Monte Carlo. Qualche volta ci sta o Madrid, se fai Madrid magari non fai Roma perché sono 2 settimane consecutive, quindi non è così semplice. Quando hai fatto questo hai già fatto veramente tanto, tu pensi, ma è tanta roba. Mi stai dicendo che ci sono fotografi professionisti, quindi c'è gente che vive di foto. Sì, è una cosa sempre più difficile, perché io vedo che anche il giornalista fa sempre più fatica, cioè uno che incomincia adesso, ma in qualsiasi attività, no? Uno che ha incominciato un po' prima, ha consolidato, erano tempi magari diversi, adesso si fa un pochino più fatica, quindi però ci sono bravissimi e loro riescono a vivere di questo. So per sentito dire da loro stessi che è sempre più difficile comunque anche per loro, perché sai. Alla fine del mese sono tutti che hanno qualche difficoltà in più, no? Ecco, un po' il problema è quello. Poi figurati adesso, col tempo di Bravo. coronavirus, io stare a casa di dire, cavolo, dovevo essere a Monte Carlo, non ci posso andare, pensa loro, che però insomma, se non ci vanno veramente, hanno anche un mancato ingresso di soldi importanti. Io ti ripeto, la passione Approfitto di adesso. questa cosa che hai detto per farti una domanda di Ilvio Vidovic che ti saluta. E ti chiede praticamente questa cosa del coronavirus influenzerà poi il numero di fotografi che ci saranno dopo? Ho paura di sì, ho paura che anche questo sì, perché già il numero era un po' in tendenza in calo, ecco, insomma, voglio dire, figurati poi dopo se dobbiamo stare attenti veramente e per quanto tempo alle misure di sicurezza. Secondo me limiteranno, o magari, sai, ecco, nei grandi tornei potrebbero ancora mantenere un certo numero anche elevato di fotografi, ma potrebbero limitare l'accesso magari sul campo centrale. Perché sai, quando ci sono, soprattutto sulla parte finale dei tornei, perché quando ci sono meno partite, tutti i fotografi che girano magari su 30 campi, perché all'inizio è così, sugli slam, si ritrovano tutti insieme su uno stesso campo. È difficile sul centrale, se queste sono le regole, poter dare spazio a tutti i fotografi. Quindi Livio ha ragione, potrebbe essere un problema e potrebbe esserlo altrettanto per i giornalisti, perché non tutti i tornei hanno delle sale stampe adeguate per poter rispettare delle distanze. Come faranno? Non lo so. Sono dei problemi collaterali assolutamente reali, certi, che non sappiamo come si svilupperanno. Certo, non è il primo problema, no? Eh beh, Non è il sì. primo problema ritornare a vivere in un modo quasi normale, diciamo. Questo Certo. verrà in un secondo momento. Però tu pensi che magari stanno parlando di fare tornei a porte chiuse? Non possono far entrare poi migliaia di giornalisti e fotografi, devono comunque limitare. E lì ovviamente andranno in base a delle classifiche di valore, di giornale, di testata, di anzianità, di tante cose, come è logico che sia. Ecco, insomma, va Sì. bene. Bene,
Senti, Roberto, ti faccio un paio di domande di seguito delle persone che ti stanno seguendo perché ce ne sono tante. Allora, Maurizio ti chiede quante foto mediamente scatti, per esempio, durante una finale, tipo di Wimbledon? Allora, qui torniamo. C'è un processo. L'unico problema che hai è la macchina fotografica che stai usando è tua oppure ce l'hai in prestito? Questa è la prima cosa che bisogna domandarsi. Perché se per caso ce l'hai in prestito in qualche torneo hai anche questa fortuna che magari te la prestano, l'organizzazione proprio, ci sono le varie case di macchine fotografiche che mettono a disposizione. Beh, magari il problema è relativo perché anche se consumi, ti scatti quella macchina fotografica, non è la tua, quindi ne fai qualcuno in più. Però ti ripeto, più fai, più hai un po' di esperienza di dire posso fare anche un pochino meno di scatti, però vale anche quell'altro discorso che è meglio fare uno scatto in più che uno in meno, perché quello scatto ti potrebbe garantire una bella foto. Ecco, io adesso ti faccio vedere una fotografia che ho fatto in sequenza. Se vuoi, te la faccio, ce la cerco, se la trovo te la faccio vedere, tanto per fare capire il discorso. Non è che se io faccio un singolo scatto riuscirò sicuramente a beccare questo esatto preciso momento. Eccolo qua, l'ho trovata, la condivido, vediamo un po' se riusciamo a vederla, se sono bravo con questa tecnologia. Ci siamo? Dovresti vederla, la vedi? No, ancora, adesso sì. Ok, perfetto. Vedi che è tutto fatto, a me Fognini piace, no? Voglio dire, faccio uno scatto solo, siamo sicuri che riesco a prendere la racchetta in quell'esatto preciso momento lì con il pugno che sta andando a distruggerla o quasi, forse no. Già sanguinante, mi sembra. Sì, ma questa poi dopo si è fatto male veramente alle mani, aveva tutte le nocche della mano piene di sangue su questa partita qua. Vabbè, ecco, per dirti, io ne faccio abbastanza di scatti, ma ne fai anche 1.000 tranquillamente su una partita, eh. E su una finale magari ne fai anche qualcuno in più. Poi cerchi di farne un po' di. Però vedi subito, non è che di quei 1.000 ne utilizzerai mica tante poi dopo alla fine di fotografie, quindi tranquillamente ne potresti fare sempre un pochino di meno rispetto a quelli che tu vai a fare. Che Cacchio, poi il problema è, mille. ma cosa ne fai di tutte quelle foto là? Io voglio dire, me la faccio anche a me stesso. Cosa ne fai? Io poi tra le altre faccio fatica anche ad eliminarle perché è parte quasi integrante di me e alla fine devi lavorare di un sacco di dischi esterni all'infinito, di fotografie che solo coronavirus ti permette di riuscire a rivedere, capisci? Cioè, se non ci Certo. fosse stato questo momento qui, io non avrei saputo di avere un sacco di foto. Ogni tanto ne trovo qualcuna di qualche giocatore e dico, cavolo, però ho fatto anche questa foto qui. Bene, dai, usiamola. Certo che mille scatti sono veramente, veramente tanti. E quindi ti domando, qual è la preparazione fisica che fai per fare questo gesto qui, per farne mille? Qualche calo da qualche parte ti viene, te lo Ti credo? garantisco. No, quello che ti volevo chiedere è quanti pesi fai con i manubri per tenere su in piedi quegli obiettivi enormi. Quanto pesano quegli obiettivi? Pesano tanto soprattutto se te li devi portare nei primi giorni tutti quanti insieme perché di solito si vedo, ma guarda. I veri fotografi, io faccio sempre questo distinguo, viaggiano con anche 3-4 corpi macchina al seguito, tutti quanti, ok? Quindi vuol dire che uno lo tengono con l'obiettivo grande a 500, no? Uno lo tengono con quello di 200, ma uno lo tengono con il grandangolo, cioè praticamente si tengono un sacco di situazioni a seconda di quello che può succedere in quel momento, perché se tu hai una solo corpo macchina e hai quello grande da lontano, ti succede che vedi un giocatore vicino a te, lo vorresti fotografare con una cosa carina, non lo puoi perché non hai la macchina, quindi si gira con tanta più roba. Loro sono proprio pazzi, non so come facciano perché hanno delle spalle incredibili. Io alla fine della giornata, 12 km minimo negli slam li faccio. Cioè, quindi il problema, oltre che di peso, è proprio di resistenza qualche volta fisica. Cioè, Allora, no. Io volevo dire dimmi. ho calato 5 kg in questo Australian Open. Quindi mia mamma, quando Infatti sono tornata, ma torna via che così cali ancora un po'. Insomma. stavo per dirti, io ho detto, volevo dire tra virgolette una cazzata, invece ho detto una cosa vera, cioè bisogna essere preparati perché se fai tutti questi chilometri. Ascolta, domanda classica da Maurizio, la differenza tra quando si usavano i rulini e quel digitale, intendo qualitativamente, è tanta? Direi di sì, direi che la qualità di prima era sicuramente molto superiore, secondo me era superiore.
rispetto a quella che c'è adesso, però cioè, c'è il pro e il contro delle due situazioni. Io ti dico, non ho sviluppato quella parte lì. Se vuoi, l'ho sviluppata in un modo ancora più da hobby, perché fai conto che nel 2000 io ero anche a Roland Garros, sono andato a Roland Garros e andavo a Roland Garros comprandomi il mio biglietto, come lo puoi fare tu, come lo può fare chiunque. Peraltro ti potrei anche raccontare la prima volta che tu sono andato a Roland Garros. Io non sapevo neanche come fare a comprare un biglietto ed era tutto assolutamente esaurito. L'ho trovato nel modo in cui non si potrebbe trovare e ho preso un biglietto, me l'hanno dato per il campo centrale. La prima partita importante che ho visto quell'anno è stato Sampras contro Philippoussis. Finito il quinto set 9-7 per Philippoussis. Io facevo fotografie già all'epoca, non riuscivo a non farle, ti garantisco, ma c'era mica il digitale. Io a casa ho migliaia di fotografie, ovviamente non così tante, che ho dovuto stampare, che ho dovuto pagare e che le tengo solo per ricordarmi quante foto ho fatto, perché alla fine era difficile fare una fotografia come la fai adesso, era molto Senti, difficile. Mamma ti mia. faccio un paio di domande a botta risposta, tipo, Maurizio ti chiede qual è la foto che ti ha reso famoso, quella che tu prediligi, o meglio quella che tu prediligi. Ce l'hai? Mamma, allora, ma non c'è una foto che proprio in assoluto, diciamo, però c'è una. È che rischio sempre di farti vedere lo stesso giocatore, allora mi dispiace un pochettino, cioè non No, c'è se ne soltanto porta lui. bene. Però, guarda, allora io ti faccio vedere questa foto perché questa foto mi è piaciuta molto ed è un caso. Allora, perché sai. Il problema del fotografo, da quello che ho capito io, è che se io faccio, come ti dicevo prima, la foto di Federer che alza la coppa, non è una foto che ha fatto Roberto, è una foto che può fare chiunque, cioè, voglio dire, no? Cioè, tutti quelli che sono lì, e siamo in 100, non lo so, adesso per dire un numero, hanno fatto quella foto. Cosa ho io di originale? Assolutamente nulla. Quindi è difficile avere un po' di originalità. L'originalità la puoi avere più negli allenamenti, più in altre situazioni, più nei tornei più piccoli. Beh, questa fotografia qua che provo a farti vedere adesso, secondo me boh, è una a cui sono un po' affezionato ed è stata un po' particolare. Aspetta che vediamo se riparte lo schermo. Non so se riesci a vederla. La vedi? Sì, la vedo. Ok, perfetto. La conosci questa giocatrice, vero? Sono sicuro che la conosci, non puoi non conoscerla. Sì. Ha un po' di pancetta, hai visto che ha un po' di pancetta, qua, Sì, ecco. no, no. No, ecco, questa qui è la Kvitova, no? La Petra Kvitova. Ma no, dov'è la racchetta? Dove Dove è andata? La cavolo è pensa. andata la racchetta? Allora, questa foto qua è stata fatta, eccoci qua, la vedi quest'altra foto? Voilà. In sequenza sono due fotografie, questa è la prima e questa è la seconda. Proprio l'anno in cui sai che ha avuto un grossissimo problema alla mano. Per via di quel ladro che gli è entrato in casa, che gli ha fatto un danno incredibile, che per fortuna si è salvato e è tornato a giocare, perché si diceva anche che magari non poteva più tornare a giocare. E questo è stato il primo Roland Garros dopo quella situazione, campo 20, fai conto, di allenamento. Sono lì a guardarmela tranquillamente, sto facendo degli scatti, puff, becco questa fotografia. La racchetta è quasi andata addosso praticamente al suo manager. E si sono fermati tutti, e tanto per vedere che il manager stesse bene, ovviamente. E in secondo luogo è venuta lei stessa a vedere questa fotografia dalla mia macchina fotografica e me l'ha chiesta. Allora io poi dopo gliel'ho spedita, gliel'ho mandata via mail tranquillamente, mi ha ringraziato. E quindi se vuoi, ecco, questa è una foto che mi fa piacere fare vedere, mi piace piacere rivedere perché è un po' più Massimo particolare rispetto ad altre, no? della decontrazione, talmente decontratta che la racchetta se n'è andata. Andata completamente. E che il dubbio era venuto anche, ma che abbia ancora dei problemi alla mano. Invece, per fortuna, assolutamente Allora, vado avanti con le domande, Roberto. Qual è stato il primo big che hai fotografato e che ti è rimasto più impresso? E la domanda che è l'aggiunta che ci faccio io a questa domanda è: sei arrivato, l'hai visto, eri con la tramarella? Beh, sì, allora, vabbè, non c'è dubbio. Allora, io ultimamente sto. Visto che mi parli di big, sto apprezzando tantissimo Nadal, più di una volta. Una volta quando lo guardavo anche in televisione, insomma, non era il stile di gioco che io prediligo in assoluto, ecco, no? Poi sempre questi tic, queste cose, eccetera. Invece, avendo un contatto più vicino a lui di questi tempi qui, ho iniziato ad apprezzare proprio che persona è, perché è di una bontà, secondo me, incredibile, di una dolcezza
dolcezza, anche se vuoi, pazzesca. Lo vedi anche come fa autografi ai bambini anche quando perde. Forse è quello che più di tutti dei big fa autografi anche quando perde senza grossi problemi. Però lo sai già perché se alle spalle l'hai visto, non c'è ombra di dubbio che per me Roger Federer ha qualcosa in più. E quindi effettivamente le prime volte che mi sono ritrovato a poterlo fotografare ero un pochettino in difficoltà, perché di sì, perché è un po' il tuo idolo, l'hai sempre visto da lontano e adesso te lo ritrovi a 2 centimetri, è tutta un'altra cosa. Quindi sì, non c'è dubbio, lì è un po' un problema. Adesso non è più così, sinceramente l'ho passata questa cosa e quasi mi dispiace perché era bello provare queste cose qua. E Questa se ti dirò. emozione, Sì, se vuoi ma è una. scontato, pace, dai, vale. No, beh, adesso non arrivi a quello, comunque quello non ci arrivi, anche perché lui è una persona molto rispettosa in un modo diverso rispetto a Nadal, sono due modi diversi di porsi, ma semplicemente perché uno è svizzero e uno è spagnolo, no? Quella è un pochino la differenza, però tutti e due quando ti vedono è un po' sanno, cioè non sanno chi è Roberto, questo non, assolutamente no, però ti individuano con la faccia, sanno che sei in giro di qua di là, cioè visto in quel contesto dicono ok, riconoscono di essere, che tu puoi essere uno del gruppo. Di quelli che girano un pochino il mondo attorno al tennis, no? E ti salutano, perché ti salutano. Il cenno di saluto Federer lo fa assolutamente sempre, ma Nadal è uguale, sono veramente micidiali e sono delle buonissime persone. Con questo bisogna arrivare anche al terzo e dire che anche Djokovic lo è, perché è uno che dà tutti i soldi che ha dato in questi giorni, vero, all'ospedale di Bergamo, o comunque Vero. all'ospedale in Serbia, che però sono espresse in un modo un pochino diverso, no? Quindi Djokovic qualche volta non si fa amare così tanto come gli altri due, è un po' un peccato perché anche lui ha delle espressioni estremamente positive, però è più up and down forse Djokovic, ecco, rispetto agli altri due che sono un pochino più equilibrati. A parte che se Ma quando perde, guarda che è dura, cioè, non l'ho mai visto fare un autografo quando perde e qualche volta non l'ho visto neanche fare quando vince. Una partita su tutte, Federer contro Wawrinka, semifinale, non mi ricordo l'anno, ma non tanti anni fa, l'anno che ha vinto la Davis, contro Wawrinka al Master finale di Londra, ha vinto al terzo set una partita incredibile, non stava oggettivamente tanto bene, tanto è vero che non ha giocato la finale, lui è uscito e non ha fatto nessun autografo a nessuno. Vabbè, succede, voglio dire, certo. ok, Senti per Roberto, carità. ma allora una domanda, una mia curiosità, quella statuetta che hai alla tua destra, di chi è? Aspetta, no, non è di Federer, ma lo vedi se è il colore. Aspetta, la vedi? Dimmi che lo Sì. riconosco. Ascolta, dovrebbe essere Fognini, anche Armani, capellino all'indietro, no, ce le fasce, sì. E ovviamente, da quale città italiana può arrivare questa statuetta, secondo te? Non è Questa arriverà difficile. da Arma di Taggia? No, Ah no, no, no. da Napoli. Il paese dove fanno tutti i presepi più Napoli, belli del mondo, Napoli. che è Napoli. Allora, tu quando vai a San Gregorio Armeno, passi per di là e riesci a trovare anche delle statuette di qualche giocatore di tennis. Ti pare che potevano prenderla. Quindi, Eh beh, certo. magari non è proprio perfettamente lui, no, ma si riconosce, l'ha Ah sì, riconosciuto va, anche no, lui. sì, dai, sì. Senti Roberto, Allora. c'è qualche... C'è, chiede Marco, c'è qualche giocatore che si è arrabbiato per avergli fatto una foto oppure non so che magari si è girato e ti ha detto no, no, questa foto no, eh? Magari su un colpo sbagliato o su un errore clamoroso. Forse ancora John McEnroe, cioè McEnroe è tremendo, cioè, anche adesso che continua a giocare a quei qualche anno lui ha ancora questi scatti qua, cioè, una volta cercavo di fargli una fotografia ma comunque era di corsa, stava andando velocemente, mi ha guardato con un occhio di quelli incredibili e mi ha detto non so che cosa, ma il suo modo esattamente di quando giocava. Io ti dico assolutamente, sono rimasto veramente felice e contento che mi abbia mandato tranquillamente a quel paese, perché dico è un onore che me lo faccia John McEnroe. Lui forse magari, ecco, mi è successo con lui, ma in un modo così tranquillissimo in realtà e non quindi in un contesto estremamente importante. Dai, invece una fotografia di un giocatore non di primissima fascia che porti nel cuore, come ricordo.
Voglio, allora, beh, vabbè, sì, che ne porto nel cuore. Vabbè, questo. Proviamo a fare questa fotografia qui, così ti dico di una cosa carina. Vediamo se si vede. Vai. Devi trovarlo il giocatore, però lo trovi e poi bisogna vedere se lo riconosci, perché se mi dici che non è tra i più famosi, non è tra i più famosi. Ma insomma, è spagnolo, in mezzo a questo gruppo di bambini ci troviamo a Cortina, dove ho avuto la fortuna di poter collaborare proprio attivamente a un challenger che è durato un 4 anni in questa conca qui. E l'ultimo anno in cui è stato giocato nel 2017 l'ha vinto lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Eccolo là in mezzo, lo riesci forse a vedere Chiarito, inquadrato? sì. Eccolo là, quello riccio, esattamente lui. Con un gruppo di una scuola tennis, di scuola tennis della provincia di Belluno dove sono io. Infatti, Ilvio Vidovic dice: chiedigli che ti racconti la sua grande amicizia con Carbajas Baena. Sul serio, l'abbiamo proprio beccato, ma Ilvio mi conosce molto bene, ormai ci conosciamo da tempo e ci vediamo sempre piacevolmente in giro. Ecco, fa parte di quelle cose belle di questa attività, la parte della passione che poi unisce altre persone che hanno la passione. È la cosa che poi probabilmente, no, voglio dire, non è per caso che tu sei arrivato anche, no, a parlare con me, io a parlare con te. È il bello del tennis, è il bello Certo. dello sport. Ma Roberto, vedi, il bello è stato per me bellissimo come situazione. In Coppa Davis ero alle finali quest'anno a Madrid. Stavo per cercare di trovare la posizione giusta per fare delle foto a Shakira. Non c'entra niente tennis, ma insomma a me la musica piace, Shakira magari anche un pochino, anche lei. E prima della finale ha fatto 3 canzoni, un pochettino così, insomma carino come situazione. E per fare la foto non dovevi stare in basso, non ti lasciavo neanche, dovevi stare un pochino più in alto. A un certo punto mi sento qualcuno battere la spalla da dietro ed era lui che mi salutava. E queste sono quelle cose, ecco, quelle piccole cose che ti ripagano di tanti sacrifici che un po' fai. Insomma, fa piacere perché con lui abbiamo passato una settimana insieme meravigliosa. Vedi che qui con i bambini è stata un'ora abbondante a palleggiare con tutti i bambini che sono passati di là, almeno una cinquantina, senza mai dire sono stanco. Insomma, tanto di cappello, no? E poi ha vinto il torneo e siamo rimasti tutti contenti. Pensa che comunque quell'anno ha giocato a Cortina anche Matteo Berrettini. E se lo ricorda, a me lui me l'ha detto: ma ti ricordi di essere venuto a Cortina? Lui mi fa: come no, ci ho perso con Granollers e mi ha detto esattamente il punteggio con cui ha perso, no? Quarto di finale. Si ricorda tutto quel ragazzo lì, è fortissimo, è veramente tanto bravo, tanto. Tra l'altro domani intervisto, sempre alle ore 18 sabato, il suo allenatore, perché domani abbiamo Vincenzo Santopadre, quindi magari gli ricorderò di Benissimo. questa cosa di Cortina. A tutti Senti, i ma colleghi, domani è un punto importante, voglio dire, altro che certo, oggi. sì, certo. Senti, Roberto, ma c'è un giocatore che magari ti ha preso come portafortuna, nel senso che durante il torneo poi ha vinto una, due, tre partite e ha detto: no, no, vieni a fare, mettiti qua che o no, non ti è mai successo? A Cortina è successo con Roberto, questo sì. Addirittura il suo allenatore. Un giorno è rimasto senza racchetta e ha voluto la mia racchetta, pensa te, per allenarsi, per allenare Roberto. A quel punto lì non ho più potuto andare via, dovevo sempre stare lì vicino a lui. Sì, qui sì, ovviamente nei tornei più grandi è più difficile che succeda, ma magari con Fognini ti può capitare più facilmente al contrario. Attenzione, perché con lui, se per caso le cose vanno male, riconosci te come una situazione un po' particolare, aiuto, ecco, insomma, magari. Però no, non è mai successo, diciamo, in realtà. Certo. Senti, ma tu hai detto che giocavi anche a tennis, no? Parolone, sì, va bene, sì, Ok, dai. quindi siccome si parla di foto e tu dici, sai, ma io, cioè, sarebbe meglio che qualcuno ti faccia le foto, io adesso ti faccio questo numero pazzesco, signori, attenzione, vediamo il buon Roberto Io all'opera. sicuro, cara. Me l'hai tolto, aiuto. Però Parcheggiamo guarda, la macchina. attenzione, la cosa più importante di questa fotografia è sicuramente la lingua, disgraziato. No, ma Esatto. questo. Prova a guardare qualche foto di Medvedev e vedrai che ha la stessa lingua mia. L'ha imparata da me, l'ha imparata da me. Ah, esatto, l'hai presa da te. Questo ringraziamo Renzo che me l'ha girata. Mi ha detto: ti giro questa foto, che così gliela fai vedere, gli fai una sorpresa. Bello, no, Riccardo, avere degli amici, no? Direi, cosa dici? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché qua intravedo tipo una volée da quasi fondo campo. Un colpo, che colpo stavi giocando?
Allora, questo era il torneo dei giornalisti di Monte Carlo dell'anno scorso, però Riccardo, mi hanno Ecco. fatto entrare in campo alle 8:30 del mattino e alla sera c'era il Gran Galà del tennis. Tutti sapete che il Gran Galà del tennis si conclude spesso e volentieri in discoteca. Ah, E ok. quello che è successo lì, conoscendo alcuni personaggi particolari del tennis francese, è stata veramente una serata strepitosa, ti dico, sono arrivato alle 4 del mattino a conoscere Bob Sinclair, addirittura mi è successa questa cosa simpatica. Sì, però sta di fatto che sono andato a dormire alle 5 e mezza e poi al mattino sono andato a... Ti pare che posso avere una lingua diversa da quella? Cioè, voglio dire. Comunque, anche se l'avessimo fatta senza questa situazione, la foto non sarebbe venuta sicuramente meglio di com'è. Ecco, questo è sicuro. Senti, invece spostandosi sul femminile, qual è la tennista più fotogenica? Camila Giorgi, per esempio? O Ma no? Non guarda, so. sai qual è la più fotogenica? Per me è abbastanza facile dirti Serena Williams, perché è la più particolare da fotografare, talmente, beh, adesso non usiamo l'appellativo perché voglio essere simpatico, ma insomma, si veste in un modo così carino che non si può non fotografare, non si può non fotografare. Beh, dopo è chiaro che tu ti aspettavi che dicessi Camila Giorgi, quello non c'è ombra di dubbio. Io ho una foto da farti vedere, però non è... Adesso non vedo... Ah, eccolo qua. Non riesco più a vedere lo schermo. Sai che non Vai, vedo più... Eccolo qua. adesso ce l'hai. Però questa è tra le più belle foto sue, forse. Cioè, è difficile... Vediamo. Prova qua. Non so se la riesci a vedere. La vedi? Aspetta. Eccola. Ma Come ti sembra? è sempre Ma qui è lei? con la pancia, qui con la pancia, quella vera, attenzione, qui era in attesa della bambina a Roland Ah, Garros mentre stava guardando la sorellina Venus a giocare. Vedi che ogni volta che tu fai una foto a questo personaggio viene fuori qualcosa di particolare, qui sembra anche bellina col viso, insomma, questo bel sorriso, eccetera, ma c'ha dei tutù, delle cose che sono... Te la ricordi? Qua non l'ho preparata, ma quella di Roland Garros tutto nero è stata veramente una cosa incredibile. Per quello che ti dico, Serena Williams è una che non ti puoi mai perdere dal fotografare perché qualcosa di particolare viene sempre fuori. Ecco, rispondendo anche ad Antonio, Serena Williams è stata una di quelle che mi ha detto: "Mai fatto la foto di Serena Williams che è sugli spalti incinta a Roland Garros?" Questo mi è stato detto e per fortuna l'avevo fatta perché sennò mi sarei preso un cazzottone che non finiva più. Eccola esatto. qua, qui. Oh, Sono salvato in... chiedono se hai qualche foto della Bouchard, chissà come mai. Come mai? Che me l'aspettavo un attimino questa cosa. Ne ho presa una che è tranquilla, che è possibile da Bravo. vedere. No, perché sai, qua... Allora, vediamo un po' se la si vede. La vedi? Eccola qua. Dai. Lo so che rimangono male, che non avrebbero voluto vedere una foto di questo tipo qui, però insomma, dai, c'è questa pallina che sembra che la tenga in mano in zona di battuta, no? Sai che a me Non si piace vede. questa cosa, è proprio figa Vedi? perché sembra che guardi in alto, cioè proprio guarda la pallina ma sta già quasi guardando in alto per andare a servire, bella sta cosa. Anzi, a proposito, aspetta, ti faccio questa domanda qua, visto sta foto mi è venuta subito in mente una domanda. C'è qualche allenatore che ti ha detto mi fai una sequenza di foto quando fai il servizio, quando fai il dritto? E questa cosa succede abbastanza spesso, sì, ma sui giocatori, ovviamente, magari sugli italiani, ecco, questo può capitare. Fammi una foto di questo tipo qua, sì, può succedere qualche volta, gliela fai volentieri, la fai sicuramente molto volentieri. Qualche volta, mi ricordo l'ultima volta, c'era qualcuno che voleva le foto in sequenza di Medvedev, ma però sono magari anche dei giornali che vogliono una cosa in sequenza di un personaggio. Sui giocatori italiani sì, qualche volta perché c'è più confidenza, allora mi fai per favore delle fotografie di un certo tipo anche per vedere come sono, no? Sì, succede, può succedere comunque questa cosa. Bella, bella, bella sta cosa qui, anche perché Succede anche in tornei di c'è. quarta categoria, ovviamente, perché Sì. qualche volta è bellissimo fare le foto quelli di quarta categoria e dopo gli regali magari la fotografia, ma sono veramente io, dico, cavolo, sembra che so giocare a tennis, no? Carino come situazione. È vero. Quindi per il torneo che io organizzo d'estate, quest'estate la vedrò dura, quella che faccio ad Umago, però magari il prossimo anno per lo stage ho trovato il fotografo. Ufficiale. Bene,
Grazie. Ah, bella questa. Maurizio ti chiede, sei là che stai per fare le foto, ti è arrivata la pallina addosso in bomba? Ti è mai arrivata? Sì, mi è arrivata una pallata incredibile. Stavi dicendo prima che poi invece ti ho detto Wimbledon in un'altra posizione, non dietro. Ero dietro il campo a Roland Garros, nella fossa, nelle buche che ci sono dietro il campo. Quindi tu anche lì esci fuori, praticamente qualche volta le inquadrature guardano là e quindi ci si vede, vedi chi c'è lì, che fotografo ce l'ha. C'ero una volta Benio e la partita c'era Wawrinka. Sta di fatto che io non stavo guardando Wawrinka, stavo guardando il ricevitore in quel momento lì. E mi è arrivata la battuta di Wawrinka, che comunque non aveva neanche fatto ace, ma l'altro non l'ha presa, è rimbalzata e mi ha preso qua alla spalla. Per 2 giorni mi è rimasto l'ematoma. Sì, quindi è arrivata, per arrivare lì, voglio dire, è arrivata dopo un po', quindi immaginati, insomma, Certo. città era, eccetera. Sì, bisogna starci un po' attenti. Siamo a rischio in qualche situazione, è vero, è vero, è vero. Quindi è Senti Marco, successo. fai anche foto, non so, per esempio ai giudici di linea, all'arbitro, ai guardalinee, becchi anche qualche cosa particolare? Qua non ne ho preparate, sì, ma mi diverto un po'. Beh, insomma, a me piace molto fotografare la Yami. Mohamed Bene. Layami è unico, incredibile, mi piace un sacco, perché poi lui, sai che è un po' protagonista, lo sappiamo benissimo, ma ha delle attenzioni incredibili con tutti quelli che lavorano con lui, i giudici di linea, quindi li guarda uno a uno, ma guarda anche i fotografi, cioè i fotografi che sono in campo, li guarda dove sono e ti fa dire ok, hai fatto bene, hai fatto la foto, ok, e lui parla tutte le lingue, in una roba incredibile, quindi ti ferma ogni tanto quando c'è la possibilità, ovviamente. E qualche volta vengono fuori delle cose carine. Quindi lui lo fotografo sempre perché poi ha delle espressioni anche lui di viso estremamente interessanti. Dai, Sì, c'è anche raccontami, qualcosa di carina, non soltanto uomo. raccontami un aneddoto divertente che ti è capitato. Anzi, no, prima questa domanda, poi mi racconti un aneddoto divertente o particolare. Ma la domanda prima è, visto che l'ho fatta un po' tutti, qual è il torneo più bello secondo te? Allora, come logistica, Monte Carlo, te lo dico immediatamente. Mi piace un sacco quel campo sul mare, quel campo centrale sul mare è unico assolutamente al mondo. Anche quelle persone che vengono per la prima volta da lontano e lo vedono, non possono che innamorarsi di questo campo qua. Detto questo, è una cosa abbastanza complicata. Ci sono tornei che io conosco estremamente bene perché. Ti dicevo che a Roland Garros ci vado da quando ero nel 2000, ma per i fatti miei, dopo ci sono entrato come giornalista, poi come fotografo, ma ho dei parenti che abitano anche a Parigi, per cui insomma, ho avuto questa possibilità di poterlo vivere diversamente. Lo conosco talmente bene che dire che per me non ha un peso importante è difficile. Però tra tutti, Wimbledon, non ne parliamo per la storia, io ti dico che voto Australian Open. Qualcuno magari dice esattamente al contrario. Allora, ho sentito l'altro giorno, era Volpini, se non sbaglio, che diceva che a lui piaceva gli US Open in modo particolare per New York, la di New York. Certo, se parlo della città, New York ha delle cose incredibili, però attenzione, per un vero amante del tennis, andare sul campo centrale, sentire un sapore, un profumo di patatine fritte di unto a tutto andare. E magari anche un po' di birra non è proprio il massimo della situazione, secondo me, come cultore del tennis, no? Cioè, il tennis dovrebbe essere un pochino un'altra cosa. Da questo punto di vista, tu andresti magari su Wimbledon. Ma qual è il torneo, e per questo motivo ti scelgo l'Australian Open, dove tu hai tutti i campi e tutta la struttura a 10 minuti a piedi dal centro della città. Non ce n'è. A New York devi andare a Flushing Meadows, devi fare un'apocalisse per arrivarci. Quando ci si va in corriera da Manhattan, rischi degli ingolfamenti incredibili di traffico, sempre ogni volta, quindi lunghissima. Altrimenti ci devi andare in metro, non l'ho mai fatta, ma anche lì è estremamente lunga per arrivare qui, se avanti e oltre, quindi è lontano. Se devo pensare di andare a Wimbledon, va bene, ok, però non è Londra, no, Wimbledon non è Londra. Se penso a Londra, per arrivare a Wimbledon devi andare in un'altra città, in un altro paese, in un altro village, tutta un'altra cosa. Ok. Quindi no, a Roland Garros è vero che è abbastanza vicino, ma non è in centro della città. Io ci vado a piedi a Melbourne e la città è splendida, è a misura d'uomo, incredibile. Campi ne hanno un sacco e è il torneo dove c'è più attenzione in assoluto al pubblico, al tifoso.
Tu non hai idea, e qui la buttiamo in una cosa che noi del coronavirus ormai non ne possiamo più, quanti sono i locali di spritz Aperol all'interno del campi di Melbourne Park? È pieno e ci sono un sacco di divanetti, di sdraio per prendere il sole, di tabelloni per vedere lo schermo gigante, le partite che ci stanno, e ha tutte le attenzioni immaginabili e possibili. E per questo io ti vado a scegliere. Poi mi piace comunque. Mi sono abituato e ti dico che le regole, tutto fatto, non sono così male. Cioè, quando tu sai esattamente, ma devono essere chiare, come le devi fare, ci vivi anche bene. Poi loro hanno un atteggiamento in realtà molto friendly. Friendly, ma devi starci attento, ma ti fanno comunque sentire molto a tuo agio. Allora io ti dico, io fotografo che mi considero assolutamente l'ultimo, no, dei fotografi, io assolutamente sì, all'Australian Open mi fanno sentire, ma così fanno sentire tutti, come se fossi il primo di tutti. E per loro tutti valgono esattamente uguale. Quando sei dentro lì, una volta che ti sei meritato il loro consenso, sei lì e ti comporti secondo le regole, questo è. Quindi arriverai fino in fondo, arriverai a poter fare la foto anche della finale, arriverai a fare anche la foto della premiazione, arriverai a fare anche la foto del giorno dopo. Perché ci sono anche delle belle foto il giorno dopo del torneo. Tu ne hai una, io non ce l'ho, dopo se la... Forse la Ah, recuperi tu. Ma sì, recupero. perché quella forse sono più affezionato io, ma dalle altre parti ti trattano tutti estremamente bene, però insomma io do quel qualcosina in più agli Australian Open. Ecco, sinceramente, se devo fare una scelta, me lo chiedi, ti dico Melbourne. Ok, allora io ti domanderei, nel frattempo cerco quella foto lì, dammi tre caratteristiche che deve avere il fotografo del 2021 a questo punto, secondo me. Anzi no, prima ti faccio questa, boh, ormai l'hai già capita questa domanda, quindi tre caratteristiche del fotografo del futuro. Ma prima ti chiedo, nei grandi slam, 5-7 partite di 4 ore passa, te le fai tutte? A un No. certo punto dici, ok, io ho fatto le foto, vado da un'altra parte. Quindi spiegami un secondo, me l'hanno fatto capire perché da appassionato come possiamo essere, tu la vorresti vedere tutta la partita, no? Magari c'è il tuo giocatore più, diciamo, Nadal, no? Che ti piace un sacco, tu la vorresti vedere tutta. Ma dal lato fotografico è vero che possono succedere tante cose, però non puoi stare 5 ore incollato sul campo, è assolutamente impossibile, voglio dire. Quindi devi avere un po' la capacità di scegliere. Allora, una cosa che mi ha insegnato il mio amico Bruno è che all'inizio della partita è difficile che tu faccia delle belle foto interessanti, perché anche i giocatori si devono un po' carburare. Quindi, a parte la foto, se ti interessa di farlo all'inizio, non sempre la puoi fare, eccola, che me l'hai già fatta vedere, mamma mia. Ma adesso come faccio a continuare? Che se tu mi fai vedere questa foto, mi In spieghi? questo Dai. momento Sai chi mi ha fatto questa foto? Lo saluto, lo rivedrà sicuramente, tanto a dormire, è in Australia, è Dario Castaldo che collabora per Super Tennis, no? Lui era lì, mi ha visto lì e con la sua macchina fotografica, telefonino, aspetta, aspetta che questa foto gliela faccio, me l'ha fatta, lo devo ringraziare, lo ringrazio ogni volta. sì. Perché io ero lì che non sapevo che cosa fare, perché ho il telefono in mano e ho la macchina fotografica sotto braccio. Ma questo è un caso in cui ero assolutamente impreparato. La macchina fotografica aveva un obiettivo troppo lungo per poter fare una foto a Federer in quel momento E ti là. Non era. aggiungo, Roberto, ti aggiungo che hai il sorriso dei bambini quando vedono Minnie e Topolino. Sì, grazie. Sì. È vero, sono in adorazione, no? Quasi più o meno è una cosa di questo genere qua. Questo è stato il giorno dopo quando ha vinto il 20° Slam che ci hanno portato a fare le fotografie alla casa del governatore di Melbourne, che solitamente è chiusa al pubblico, l'hanno aperta per questa occasione, e tu sei fortunato, no? Della scia di poterci entrare, eccetera. E lui era così tanto rilassato e così tanto contento di aver vinto il 20° Slam, che vedi che faccia anche lui, eh? Anche lui sembra un bambino che sta guardando Paperino, dai, com'è, no? Ecco, è tranquillissimo, pacifico, ha parlato come al suo solito in tutte le lingue immaginabili e possibili, dal suo svizzero tedesco al francese, no, all'italiano no, all'inglese, perché le parla tutte con tutti i giornalisti possibili, era lì di una tranquillità infinita e vedi che distanza. Si era tutti, ma sempre molto rispettosi, eh? Sempre molto rispettosi. Guardando questa foto qua, Roberto, visto che tu eri lì vicino, sai cosa mi fa, non impressione, ma così mi fa a guardare questa foto, quanto magre ha le braccia.
Sì, è vero. Mamma mia, il braccio sinistro è incredibile, è vero, è vero. Eh sì. Tu ovviamente vuoi dire questo guardando poi dopo quanto invece altrettanto magre sono le mie braccia, no? Sì. Esatto, la stessa cosa volevo dire. Ah, sì, volevo fare proprio il mago. Senti, Roberto, dai, dammi le tre caratteristiche del fotografo del futuro e poi ti lascio andare a cena. Allora, io ti dico, secondo me, ma non è del futuro in generale, meglio se un fotografo conosce lo sport che va a fotografare, no? Quindi, dico, avere un po' di conoscenza dello sport e dei giocatori che vai a fotografare ti aiuta per essere più rapido nel riuscire a focalizzare la foto che devi andare a fare. Quindi la rapidità, secondo me, la metterei al primo posto. Quindi la capacità di decidere che cosa fare in quel momento è fondamentale, soprattutto negli slam che devi andare a fare quando magari devi fare più foto a più giocatori su più campi diversi e capire qual è il momento di scegliere un campo anziché l'altro. Quindi questa cosa la metterei al primo posto più di tante altre. Poi quello che è il mio tallone d'Achille, perché non ne abbiamo parlato e lo accenniamo solo velocemente, guardate che non è solo il fare la foto, perché dici quanti scatti eccetera, ma è il retrobottega poi dopo, no? Quindi il fatto di sistemare la fotografia e tutta questa parte qui, quindi abituarsi anche ad usare degli strumenti in Photoshop, se no, tanto per dire una cosa che conosciamo tutti, ti porta via un sacco di tempo. Quindi resto ancora sul concetto di velocità, sia nell'esecuzione della foto, sia dopo nella sistemazione anche della fotografia. Ecco, queste cose qua secondo me sono fondamentali. Ti direi questo. Esatto, Maurizio Tizia si vede che lo fai con grande passione. La pallata te l'ho già chiesta. Ok, Ilvio ti avvisa che la Lever Cup l'hanno rinviata di un anno, sempre a Boston. Non so se l'hai visto, ma immagino di sì. Ok, allora, Roberto, io ti ringrazio, però prima di salutarti, ti chiedo: domani abbiamo ospite Vincenzo Santopadre, cosa gli chiederesti? Ah, mamma mia, Vincenzo Santo Padre, cosa gli diamo a chiedere? Cosa possiamo chiedere a Vincenzo? Che non ha chiesto già qualcun altro? Mamma mia. Potresti chiedergli, Vincenzo, che macchina fotografica usi? No, scherzo. Mamma mia. Gli potresti chiedere, fagli una considerazione, secondo me, che era veramente tanto, tanto carino. Quest'anno quando l'ho visto palleggiare, quando palleggiava con la compagna, quando ho palleggiato con la compagna di Berrettini, e aveva un bellissimo cappello. Tu chiedigli che cappello aveva in testa mentre stava palleggiando con la compagna di Berrettini. Ok. Ok, prova a fargli questa domanda qui, perché secondo me nessuno gliel'ha fatta, capisci? Cioè, non posso andare qualcosa su, ma Matteo resterà ancora numero 8 a lungo, arriverà ancora più in su. No, beh, lasciamo perdere. Prova a chiedergli questo. La compagna è la Tomljanovic, può essere? Sì, è lei. Sì. Perché c'è stato un momento che non stava bene. Matteo non è stato tanto bene, purtroppo, perché sennò avrebbe battuto Sandgren sicuramente. È arrivato quasi a battere una partita balorda dal quinto set. Vabbè, però aveva un problema alla caviglia. Quindi in quell'allenamento che stava palleggiando con la sua compagna si è fermato ed è entrato in campo. Eccolo lì in azione, Vincenzo Santopadre, che ancora adesso, quando lo vedi giocare, il braccio è C'è. fantastico. Però il C'è. cappello che. Ma lui che cappello aveva, capite? Ok, allora ti chiederò se dopo magari finita la puntata per mail o per Messenger, se hai una foto di Matteo Berrettini e magari c'è anche me la mandi così domani la butto fuori quando devo fare la tua domanda e gli dico guarda, chi ti ha fatto questa, chi ha fatto questa foto ti fa questa domanda. Così la metto insieme. Allora, Roberto, io ti ringrazio infinitamente anche perché abbiamo sviscerato questo lato che è interessante, secondo me, perché penso che nessuno mai abbia visto cioè il tennis da dietro a un obiettivo, no? Cioè non abbiamo mai parlato, almeno io con un fotografo così, non ho mai parlato, non ho sentito mai queste, diciamo, piccole chicche. Veramente grazie, era veramente interessante. Niente, grazie mille ancora proprio perché mi è piaciuto fare questa chiacchierata. Come sempre, abbiamo sforato. Io dico sempre faccio un'ora, ma un'ora non è mai perché ormai il minimo è 1 ora e 20 e poi il massimo sono arrivato, mi sembra con Alberto, 1 ora e 50. Pistolesi ci è andato vicino, 1 ora e 3 quarti. Ma insomma, dai, 1 ora e 20 è un orario decente, anche perché adesso abbiamo fame e penso.
una cosa al volo, fammela dire. Vai. Posso fare una piccola pubblicità che di solito non è che mi piace fare, ma qualche foto la potete trovare sul sito che in qualche modo ho creato, che gira con questo discorso della passione che stiamo cercando tutti quanti, Riccardo, no? Di mettere dentro, è la leva del nostro mondo, questa, diciamo, cerchiamo di mantenerla, si chiama RDO, dalla mia sigla Sport. Quindi se avete voglia di andare a guardare qualcosa, mi fa piacere. Guarda, scusami, lo metto subito in chat il link, così ve lo metto direttamente, www.rdosport.it, se l'avete in chat l'ho messo sotto, in effetti me ne sono dimenticato io. Ah, bella questa foto di Fognini con la lingua di fuori, cosa, in Coppa Davis, cos'è? No. No, no, questa è quando ha vinto l'anno scorso a Monte Carlo, questa è assieme ai Ball Boys a Monte Carlo dopo il successo. Ok. Sì, Principe di Monte Carlo, sì, è vero, sì, non l'avevo visto. Ok, qua avete il Club Pedavena, attenzione, Pedavena fanno una buona birra, almeno la facevano, adesso non so. Sei assolutamente invitato, anzi, tutti siete invitati a venire a Pedavena quando faranno un torneo di tennis, vi avvisiamo. Vabbè, insomma, hanno fatto l'anno scorso anche il torneo delle padelle, ti rendi conto? Il torneo della racchetta con le padelle, quindi le padelle, una bella grigliata e una bella birra, così torniamo alla normalità. Beh, tu sei a Belluno, vicino alle montagne, tu non so se sai, ma io ho inventato lo snow tennis, quest'anno ne ho fatto 4 di tappe in prima mezza Giulia, e abbiamo fatto un po' di tennis sulla neve, un po' simile al beach tennis, dai, ovviamente la pallina non rimbalza. Cerca su Facebook, c'è snow tennis, vedrai due filmati. Ok, Roberto, grazie mille, ti ringrazio veramente tanto di essere stato qui con noi e con tutti gli spettatori, ti saluta Monia De Zotti, che ti dice grandissimo sia come fotografo come amico, confermo, simpaticissimo. Roberto, grazie mille, noi ci vediamo con tutti voi domani alle ore 18, c'è Vincenzo Santopadre, vi metto in link già il link per la, scusate, vi metto in chat già il link per la puntata di domani, che come sempre è sotto rete Vincenzo Santopadre tutto attaccato con il Bitly davanti. Come vi ho già detto, dalla prossima settimana chi è iscritto alla nostra newsletter, all'email, vi arriverà la domenica sera una email unica dove ci saranno tutte le puntate della settimana con già i link per registrarsi, in modo così da non intasare la vostra mail e snellire un po' il lavoro che, come ho detto già dall'inizio, è tanto, e io sono da solo, anzi non sono da solo, sono con lui e con la racchetta. Questo è il numero uno, ragazzi, attenzione. Questo lo accendi e parli e lui ripete. Capisci, numero uno. Spettacolo. Ragazzi, grazie di cuore, buona cena. Grazie Roberto ancora, grazie mille veramente. È stato un piacerissimo, non so se si può dire, ma si dice. Buona serata a tutti e buona cena. Ciao, a domani alle 18, Santo Padre. Ciao, ciao a tutti.